siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano. La prima lettura che abbiamo appena ascoltato, fratelli e sorelle carissimi, per chi viene a messa tutti i giorni, è un po' il compimento di ciò che ci siamo detti lo scorso mercoledì. C'era un problema, soprattutto in seno alla prima comunità cristiana, che era quello se i pagani, prima di essere battezzati, dovessero essere circoncisi e quindi osservare anche la legge di Mosè. Vi accennavo che Paolo e Barnaba portarono la questione agli apostoli, che riunirono il primo sinodo, l'antenato dei nostri concili, e decisero quello che abbiamo ascoltato. Non dovete fare nient'altro che queste cose qui, astenervi dall'impudicizia, erano pagani, quindi molto addentro ai vizi impuri, dalle carni offerte agli idoli, dal sangue e dagli animali soffocati. Quindi niente circoncisione e niente necessità di osservare la legge di Mosè. Un pagano può essere direttamente battezzato e entrare immediatamente a far parte della Chiesa senza passare per l'adesione al popolo ebraico. Il Vangelo che abbiamo ascoltato è uno dei passi, diciamo, più importanti delle parole di Gesù che dobbiamo ricordare. Ecco, Gesù perfeziona il comandamento dell'amore del prossimo. Voi sapete che l'amore del prossimo nell'Antico Testamento aveva due coniugazioni. Una è non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, e l'altra è amerai il prossimo tuo come te stesso. Gesù le cambia tutte e due, perché non dice non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, ma in un altro passo del Vangelo dice tutto ciò che volete che gli uomini facciano a voi fatelo anche voi a loro. Quindi non basta non fare del male, ma occorre fare del bene, prevenendo anche le richieste del prossimo. E qui Gesù non dice semplicemente amerai il prossimo tu come te stesso, che già è grande cosa, ma che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Voi sapete che oggi è venerdì, e si ricorda la passione del Signore. Basta che alziamo gli occhi sopra l'altare e vediamo come ci ha amato Gesù. Quindi amare fino ad essere crocifissi, anche quando una persona è cattiva, anche quando vi trattano male. Quindi quel come dice molto. E questo si comprende alla luce di un'altra rivelazione che indirettamente Gesù fa in questo Vangelo. Dice, io voi vi ho chiamati amici. Quindi se voi siete miei amici, cosa vuol dire? Qual è la norma di noi cristiani, anzitutto nelle nostre comunità parrocchiali? Che cosa dovremmo essere anzitutto noi? Amici, amici con la A maiuscola. Voi sapete che molte volte gli uomini dice esco con gli amici, però provate a farvi questa domanda, io me la faccio tante volte. Noi pensiamo di avere un vero amico, uno, qualche vero amico, cioè una persona che ti vuole veramente bene, che è capace di stare discretamente al tuo fianco, a cui confideresti qualunque cosa. Sapete che il proverbio chi trova un amico trova un tesoro? Sì, sta nella Bibbia, sta nella Bibbia sapienziale, non mi ricordo se il libro della Sapienza o il libro del Terzilace. È difficile avere un amico con la A maiuscola, cioè molti di quelli che noi chiamiamo amici sono compagni, cioè persone con cui, non lo so, giochiamo insieme, ci andiamo a prendere la pizza insieme, ci scambiamo quattro chiacchiere in piazza, ma amici? Ecco, l'amicizia è una cosa più grande, che si fonda su un amore più grande, quindi su una prossimità profonda e che richiede chiaramente un impegno molto, molto, molto grande. Quindi, sapete, già qualche altra volta l'ho detto, se voi mi chiedete a me, se tu, a tutto l'altro, c'è qualche nemico, io no. Per me gli uomini, tutti, uomini e donne, chiunque mi si presenta davanti, è sempre un amico. Perché Gesù vuole che io lo tratti da amico, pronto a dare la vita per lui. Poi se qualcuno io sto antipatico, che non vorrebbe ammazzare, fare questo, io purtroppo non ci posso fare niente, ma io nemici non ce l'ho, può darsi che qualcuno consideri nemico me, ma io no. Ecco, questo è lo stile che ci invita ad avere il Signore. Quindi per quanto sta in noi, la volontà positiva, lo sforzo, il desiderio, l'impegno di volere il bene in bene dell'altro in quanto altro, sempre e comunque, a prescindere dalla risposta che dà. Quindi Gesù in croce, quanta gente, non soltanto che non dice mai grazie a Gesù, ma che magari bestemmia o lo tratta male. Guardate che se uno riflette bene sulla passione di Gesù, che sarebbe da fare abbastanza spesso, dobbiamo tutti quanti vergognarci, perché Gesù è chi ha sofferto enormemente per noi senza che nessuno glielo chiedesse, d'accordo? Ed è una cosa necessaria per la nostra salvezza, e anche accettando che nessuno gli dice mai grazie, d'accordo?
oppure se lo tira proprio, capite? Quindi quella è la misura che lui ci insegna, con cui dobbiamo amarci gli altri per essere suoi discepoli. Gesù ha detto, attenzione, vi riconosceranno che siete miei discepoli solo se avete questo amore, eh? Non se siete umili, non se avete la fede, non se andate a messa, non quante preghiere fate, solo se sarete capaci di amare come ho amato io. Quello è il distintivo dei miei discepoli. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti ad accogliere innanzitutto queste parole di Gesù e per quanto stemma a fare il possibile perché possano diventare vita della nostra vita e perché possiamo veramente metterli in pratica. Ecco, perché se noi abbiamo un atteggiamento benevolo verso il prossimo, non possiamo ingannarci, cioè su questo non si inganna, chi ti incontra lo vede subito se tu gli vuoi bene, sei ben disposto verso di lui o se stai sempre arrabbiato, insomma, quindi su questo non possiamo ingannare né il prossimo, né il Padre Eterno e nemmeno noi stessi. Sappiamo che se Gesù ce lo dice è possibile, dipende dalla nostra accoglienza di lui e dalla scelta libera della nostra volontà. Siamo lodati Gesù e Maria.